Prenderà il via nella zona Pincio da domani fino al 17 agosto prossimo la nona edizione di Birra d'Augusto. 5 giorni intensi per assaporare il gusto del malto dei diversi birrifici artigianali della regione, alla scoperta di storie e tradizioni del territorio, con l'introduzione di prodotti del tutto nuovi che verranno presentati accanto a quelli conosciuti. Non mancheranno stand di cucina toscana, abruzzese, pugliese, siciliana, argentina e panini gourmet per una proposta vasta e adatta a tutti i gusti anche per celiaci. L'evento gastronomico organizzato dall'Associazione Culturale Fortuna Dea è ormai entrato a pieno titolo nella tradizione dell'estate fanese e quest'anno viene rimarcata con un ricco programma. Martedì 13 alle ore 18 con un'inaugurazione che faremo direttamente ovviamente al Pincio e nella terrazza del Bastione Nuti si terrà una conferenza sul mondo della birra artigianale. Questa conferenza sarà praticamente tenuta ad alcuni rappresentanti del comune di Apecchio. In questo momento promuoviamo quello che è il progetto Le strade della birra, che è un progetto creato e sostenuto dalla Regione Marche. E alle ore 21 abbiamo preparato una degustazione di birre estere a cura di Raffaele Papi, che è un sommelier professionista. Fino a tarda serata sulla terrazza del Bastione Nuti un'esposizione di prodotti artigianali, di artigianato locale inerenti il mondo della pipa e del fumo lento. Nella giornata invece del 16 alle 16.30 del pomeriggio presso lo stand Toscana in tavola del nostro standista Maurizio Camiciottoli si terrà uno street cooking show presso la terrazza del Bastione Nuti dalle 18 fino a tarda serata. Avremo praticamente dei giochi in scatola sia tradizionali che innovativi legati al mondo della birra. Il sabato invece alle 21.30 festeggeremo grazie ad Andrea Urbani, maestro pasticcere dell'Accademia Nazionale, festeggeremo tutti insieme con un taglio della torta. Spazio poi alla musica dal vivo, dove ogni sera a partire dalle 19.30 si alterneranno sul palco prestigiose band che allieteranno le serate. L'evento promosso con il supporto della Regione Marche, che da tempo valorizza e sostiene il progetto Strade delle Birre. Oggi siamo qui a cercare di sostenere e promuovere questa iniziativa. Inoltre in Consiglio regionale stiamo approvando una legge proprio per la valorizzazione delle birre artigianali della Regione Marche. Insomma, una strada corretta che sta perseguendo e che sono convinto porterà veramente un buon successo. Soddisfatto l'assessore Lucarelli nella progettazione dell'evento, nonostante le recenti problematiche di gestione dell'area del Pincio. Una disponibilità totale a salvaguardarlo per fare una manifestazione che vuole soprattutto guardare alle bellezze della città, alle bellezze del territorio e vuol guardare alla salvaguardia degli spazi e vuol guardare a creare nella città un ambiente partecipato.